vuoi sposare? Andrea, stai registrando. No, ma non è come sembra. No, ci mancherebbe. Ma mi pare che uno si sposa con la macchina. No, non la comprare l'Alfa Romeo Giulia, che dopo qualche anno ti si staccheranno tutte le plastiche. D'altronde la qualità è Fiat. Vieni però, dai. Quando vedo queste curve a gomito me ne vengo. Fermate. Certi lupo sotto, Ma vuoi mettere a confronto la Giulia Quadrifoglio con la BMW M3? Con l'Audi RS6? Con la Mercedes C63S AMG? Ma non c'è paragone! Tedesche VS italiane! Tu che stai guardando il video, a voi smanettoni del web, ma come? Navighi e guardi video senza proteggerti? Lavorare e sbagarsi in sicurezza grazie a Surfshark VPN ti mantiene al sicuro. Una VPN che protegge i vostri dati sensibili che possono essere fortemente a rischio quando vi connettete in reti non protette, soprattutto nelle reti wifi esterne. Ma non solo, viaggi nel mondo virtualmente, con Surfshark VPN vi potete geolocalizzare in qualunque parte del mondo, come ad esempio sfruttare le grandi offerte dei siti web che sono bloccate nel tuo paese, o offrire delle piattaforme streaming di video che si trovano all'estero e che qui non ti fanno vedere. Ricevere o inviare file importanti che magari hai paura di far girare nel web. Oppure accedere alla vostra banca dati in totale sicurezza anche in aree pubbliche. In più protegge la vostra identità, sei protetto da qualsiasi tipo di virus, navighi senza lasciare traccia, da qualsiasi tipo di dispositivo, senza limiti di utilizzo. Supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Come se non basta, hai anche la garanzia di rimborso di 30 giorni soddisfatto o rimborsato. Ma cosa dico di più? Passando per il link in descrizione otterrai l'83% di sconto e 3 mesi extra gratis, ed attiva subito! Io dico solo una cosa, mannaggia il superbollo, per favore togliete il superbollo, toglietelo, così permette a tanti non appassionati che fanno tanti sacrifici di poter acquistare un gioiello del genere. Che triste sentire che quando si parla di Giulia si mette subito al primo posto, ma vuoi mettere, ma una Fiat, si mettono i confronti, le rivalità, un po' come una sfida, no? Un po' per far vedere, per dimostrare che c'è sempre un'auto migliore rispetto a questa, invece di capire, di conoscerla, proprio per come è nata, proprio per quello che è e soprattutto per quello che trasmette. L'ignoranza purtroppo che dilaga, non tanto di chi vende, ma proprio di chi compra, ed è una cosa veramente triste. No! Non la comprate! È una Fiat ricarrozzata, dopo 6 anni si smonterà completamente a pezzi. Vi chiedo scusa io per lei. Scusate se non ha il full LED, se non ha l'infotainment di ultima generazione. Perché sì, fin dei conti una macchina sportiva si basa proprio su quello. Più è carica di elettronica e più fa figo. Scusate, scusate. Io e lei ci rivediamo dopo 2 anni. Vi ricordate? Esattamente 2 anni fa ve l'ho portata qua sul canale. Ancora mi ricordo molto bene quel giorno, perché la sera prima non ho dormito nulla. Avevo l'adrenalina a 1000 nel sapere di avere a disposizione per tanti giorni
una Giulia Quadrifoglio, poterla conoscere nel dettaglio come sognavo. Beh, la verità è che dopo 2 anni mi mancava tanto. Al di là che è una macchina che può piacere oppure no, indipendentemente dal marchio, senza rivalità, perché le macchine sono tutte belle e io ne sono la prova, visto che ho un'italiana e una tedesca laggiù in fondo che vi devo oltretutto presentare. Ma questa è un'altra storia. Oggi dedichiamo una giornata a lei. Una giornata a disposizione di lei. Di lei! È difficile descrivere per me cosa significa un'auto del genere. Penso solo che rimani folgorato dal suo sound, innamorato dello stile di guida, dell'impostazione di guida. Rimani sedotto, ammaliato dalla sua bellezza. Quando vedo questo parafango, il dettaglio del quadrifoglio, che ricade poi l'attenzione sull'impianto frenante. Mamma mia! Oggi si fa gara per avere l'auto più prestazionale, anzi meglio correggere l'auto più figa, no? Non vi è mai capitato di andare ai raduni o al bar e i vari possessori di auto mostrano con orgoglio la scheda tecnica? Ma la mia questo? Ma la mia questo? La mia è una full option, distaccandosi sempre di più dalla realtà. E per chi la descrive come una Fiat ricarrozzata, ma la conoscete veramente? Lo sapete che c'è molto più di tedesco di quanto voi potete immaginare? La Giulia, compresa la Quadrifoglio, viene assemblata negli stabilimenti di Cassino. Possiamo chiamarla con un nome un po' più tecnico, ovvero Progetto 952. Una piattaforma realizzata completamente da zero, tutto nuovo, niente derivato da niente, se non appunto il motore. Progetto dedicato alla creazione di Stelvio e Giulia, un telaio, ovvero una piattaforma che oggi rivediamo sulle nuove Maserati. E poi qua sotto il clou, la parte più bella, quella che ci fa emozionare, il capolavoro melodico, il 2873 V6 biturbo da 510 cavalli, praticamente una turbina per bancata. Perché prima vi dicevo derivato se non il motore? Questo motore qui nasce da un altro motore, un motore molto particolare, un motore montato sulla Ferrari California T, codice motore Ferrari F154. Nel caso appunto della California T il motore è un V8 4000 biturbo, in questo caso un 2873 V6 biturbo. È stato completamente riprogettato per la Giulia Quadrifoglio, dove però condividono ancora insieme l'alesaggio, la corsa e l'angolo tra le bancate. Il motore completo viene assemblato dalla Fiat Powertrain di Termoli. I pezzi, i componenti, vengono presi in alcune parti d'Italia e non solo. Ad esempio, il blocco motore, come la sua testata, viene prodotto in provincia di Bergamo. Ma attenzione, colpo di scena, pistoni, bielle e fasce elastiche vengono prodotte da un'azienda tedesca, come tutto il sistema di controllo termico dell'auto. Ad esempio l'alternatore della macchina di produzione giapponese. E poi no, scusate un attimo, ma oltre a tutto questo capolavoro, cioè, ma state vedendo il cofano in carbonio? Che spettacolo! Oltre al motore, tanti altri componenti vengono prodotti da tantissimi fornitori. Ad esempio, i semiassi posteriori insieme a tutti i tubi freno della macchina sono prodotti da un'azienda britannica. Mentre tutta la trasmissione, ovvero cambio, albero di trasmissione, differenziale, viene prodotto da un'azienda tedesca, la nota ZF. Le sospensioni, le 4 sospensioni a controllo elettronico, vengono prodotte da un'azienda tedesca. Il punto è che per me questa è l'auto definitiva. L'auto che per me descrive il significato di avere un'auto sportiva. E chi avrebbe avuto il dubbio che dopo qualche anno quest'auto si sarebbe smontata a pezzi? Lei ne è la prova. Ed eccola in tutto il suo splendore. La macchina del 2017 ha percorso quasi la bellezza di 100.000 km. 100.000 km che vengono usati in pista o nei weekend fuori porta. Una macchina molto sollecitata che di certo non ci si va a fare la spesa. E poi guardate questo posteriore. Beh, non penso che servano parole per descriverlo, ma non so se ci avete fatto caso, ma avete notato che là sotto c'è uno scarico Akrapovic? E tanto, tanto altro. Ma che ne dite, ad esempio, no? Io la butto lì. Ma se ci andiamo a fare un giro?
Vince gara. Se gommo non tiene, io come bomba contro montagna. No, contro la montagna non vado. No. Scompone, mamma mia. Posteriore non perdona mai, però dà delle emozioni indescrivibili. Per caso detto, che macchina! Sono bastati pochi secondi, pochissimi per tornare bambino. Davvero, qua non è una questione di quanto fa, di quanto è figa un'auto o fare a gara per avere più optional. No, niente di tutto questo. L'unico sensato scopo di una sportiva è quello di farti tornare bambino, goderti l'auto con il cuore. Spegni il cervello e ritorni all'essenziale. Sensazioni ed emozioni pure. Il punto è che questa per me è l'auto definitiva.